Ok, ragazzi, dovremmo esserci. Perdonatemi, c'è stato un piccolissimo problema tecnico, abbiamo un po' ritardato, ma ci siamo, come promesso, insomma, siamo qua. Allora, l'altra volta eravamo rimasti, qua dal mercante, non so se ricordate, eravamo rimasti qua dal mercante che ci aveva dato praticamente una mappa. Adesso ve la faccio Questo è un vedere. investimento. Ci aveva Una buona dato giornata. questa mappa, anzi scusate, fatemi attaccare anche le cuffie nella giusta porta. E dicevo, ci aveva lasciato una mappa con i tesori, non so se ricordate. Avevamo questa mappa dalla quale praticamente potevamo vedere la posizione. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera. Grazie Leonardo, ciao ragazzi, benvenuti. Benvenuti e buonasera, stiamo benissimo Manuel, grazie. Cioè almeno io sto benissimo. Allora, dicevo, ci aveva dato sta mappa, no? Arma del mulino d'acqua, collezione del maestro. Noi possiamo andare a prenderci il cimelio di Luisa, mi sa. Ciao Angelo, grazie, grazie. Mimmo, buonasera anche a te. E come vedete, intanto io mi sono preso, mentre risolvevo il problema, questo cosetto che possiamo prenderlo perché abbiamo il trauma pack. Christian, ciao. Gioco finto e stupendo, Ottimo, sono sì. contento, Fabio, che ti sia piaciuto. E possiamo prendere per il trauma pack anche questo. È il ciondolo per un'arma, che è la personalizzazione per una pistola. Quindi se io la prendo e la equipaggio, vedete, la pistola c'ha il ciondolino. Carino. Insomma, no? Ti auguro una Una cosa carina. splendida Grazie avventura. mille, Christian, grazie. Ciao Giuseppe, benvenuti ragazzi, benvenuti e buonasera. Scusatemi davvero per il ritardo, c'è stato un piccolo problema tecnico e ogni tanto succede, come capirete bene. E quindi grazie per essere rimasti qua comunque nonostante il ritardo, grazie mille. Susanna, buonasera, Giuseppe, ciao ciao. Allora, adesso andiamo avanti. Quello che volevo fare io era recuperare prima di tutto il cimelio di Luisa. Che è una cosa che adesso potremmo fare. Tra due giochi, quale scegliere a tuo parere? Dimmi Giuseppe, dimmi pure quali sono i due giochi e ciao. Meglio così sono arrivato anch'io. Giusto, almeno avete avuto tutti i tempo di raggiungerci. Allora, innanzitutto abbiamo un grimaldello da poter utilizzare, che non è male. Mi sto affezionando a sta live grande, sono contento, è così che si fa, ragazzi. Così che si fa. Avevo perso le speranze, invece no, Luca, visto? Sembrava che, ma. Quindi ragazzi, veramente grazie mille per essere stati così pazienti, eh. E vi ricompenserò con una bella live. Allora, qui dovrebbe esserci da qualche parte un cassetto chiuso, forse dall'altra parte qua. Di qua? Dove sta il cassetto chiuso? Perché non vedo nulla? No, mi sbaglio, è segnato, è in quest'altra. È qua, ok, perfetto. Possiamo usare il grimaldello. Me l'ero pure segnato in calendario. Grandi ragazzi. Buonasera, buonasera, raga. Tra Resident Evil Village e Werewolf. Resident Evil Village, ragazzi, Werewolf è brutto, brutto. Da quello che ho visto, ragazzi, è un po' imbarazzante. Quindi Resident Evil Village al 1000 per 1000, anche perché è veramente un bel gioco finora. Ora abbiamo bisogno di un live da 3 ore. Vediamo, ragazzi, se rimanete. Io la faccio volentieri. Allora, devo andare a recuperare quell'affare a casa di Luisa. Come si passa per andare a casa di Luisa? Da qua? Fluido chimico. Cioè, ci sono delle cose che non ho preso qua dentro? Apparentemente sì. Entrando mi segnava un fluido chimico. Eccolo qua. Ma e anche qua sotto? Ragazzi, ma cos'è questa roba? Un'area che non avevo assolutamente esplorato. Questo gingillo rosso è, ragazzi, l'ho appena preso. Praticamente è Mr. Raccoon. Quel pupazzetto che praticamente faceva parte di una sorta di missione secondaria, anzi, di un accomplishment, un trofeo che potevate ottenere su Resident Evil 2 Remake. Che era un pupetto che stava in giro e voi gli potevate sparare. E sparando a tutti i pupetti ottenevate il trofeo di Mr. Raccoon, sostanzialmente. E come piccolo easter egg l'hanno messo qua. E tu lo puoi prendere e attaccarlo all'arma. È una cosa carina. Sì, è molto scorrevole, Giuseppe. Io trovo che sia uno tra i Resident Evil più
scorrevoli che ho avuto modo di provare. Quindi se ve lo straconsiglio, insomma. Allora, dicevo comunque, io devo andare a casa di Luisa. Dove si passa per andare a casa di Luisa? Ci siamo passati più di una volta, ma è chiuso dall'altro lato, ma si passa da qua? No, da dentro casa. Com'è che avevo fatto l'altra volta? Scusate, eh. Datemi un secondo. Eh sì, da dentro casa si passerà, no? Qui che c'è? Niente. Dalla finestra. Ah, dalla porta. Perfetto. Ora. Devo guardare la mappa e capire. No, non è da qui che si passa comunque. Allora, intanto una cosa che possiamo fare per sbloccare la porta e andare. Di niente, Giuseppe, per carità. Ragazzi, intanto buonasera a tutti e benvenuti. Vi ricordo, mettete un bel follow. Cliccate sul segui della pagina, sulla pagina Game Time, così che quando andiamo in live sapete sempre che stiamo andando in live. E potete seguirci. Appena iniziamo, che di solito è questa cosa è nell'orario stabilito. Attenzione, ma perché questa porta non era segnata? E noi possiamo usarla la chiave. Ragazzi, sto sbloccando un sacco di aree e recuperando un sacco di roba. Qua attenzione però, eh. Perché potrebbero esserci, oltre che dei polli, che ovviamente faremo fuori, anche altre cose. No, questo non si rompe. Pollo, ciao. Ce la faccio secondo me farlo fuori? Correre dietro i polli, ragazzi, è una cosa che mai mi sarei sognato di fare su Resident Evil. Ok, mai rotto. Ciao. E raccogliamo la carne di pollo, perché per chi non lo sapesse, ragazzi, in questo Resident Evil si può mangiare. Oh, un altro pollo. E questa è una carne diversa, secondo voi? Speriamo. No, sempre carne di pollo normale. Ora esploriamo e cerchiamo di recuperare tutte le cose che ci sono. Ciao Joseph, grande. Buonasera ragazzi, benvenuti, benvenuti davvero. Siete tanti, questa sera siamo molto contenti. Chiusa dall'altro lato. Mannaggia, quindi adesso la dovremo aprire in qualche modo. Forse non adesso. Allora. Qua sembra in realtà essere tutto un po' chiuso. Però abbiamo trovato un'altra capretta. Che anche questa è una cosa più che secondaria. Il pollo fatto fuori, la porta è chiusa. E ragazzi, mi sa che qua non possiamo far niente, eh. Però intanto la chiave, la porta l'abbiamo sbloccata, così possiamo tornarci quando avremo modo di aprire questa porta qua. Anche se è strano perché è chiusa dall'altro lato, quindi come la deve aprire uno? Vabbè, lo scopriremo prima o poi. Ciao Maria, ciao, benvenuto, benvenuto. Cosa fanno le capre? Le capre sono come Mr. Raccoon dei remake. Io ho paura che qua ci sia qualcuno. No, ci sono i corvi. Ah, tanti corvi ci sono, ragazzi. Quindi praticamente sono dei trofei che potete raccogliere sostanzialmente sparando. Alle caprette ottenete poi alla fine del gioco, se avete sparato tutte le caprette, il trofeo. Sto sentendo dei versi un po' strani che. Ah, non sono corvi! Caspita, io corvi ho detto, ma voi non siete corvi, ragazzi. Voi siete dei corvi cresciuti. Non ho preso nemmeno una volta, incredibile. Stavolta sì. Ok. Ragazzi, beccarli con la pistola non è facile per niente. Vi dico la verità. Ok. Abbiamo fatti fuori tutti alla fine. Un po' di soldi che male non fanno. Ah, praticamente ci hanno riempito di soldi, ma niente di più. Oh, allora. Io ero rimasto che hai fatto fuori i due figli e ti mancava la mamma. Sì, la mamma l'abbiamo fatta fuori, la Dimitrescu. Ce n'è un altro. La Dimitrescu l'abbiamo fatta fuori e adesso stiamo dirigendoci praticamente ad un'altra area dove ci sarà
un altro capofamiglia. Perché come avrete capito l'altra volta, aia, ci sono praticamente quattro casate. Ah, ala cristallizzata, bene. Ci sono quattro casate che lavorano per quindi quattro famiglie. E tutte queste quattro famiglie lavorano la collana di Luisa. Questa la possiamo vendere. Munizioni della pistola e munizioni esplosive. Ancora non abbiamo l'arma per le munizioni esplosive, però bene così. Dicevo, tutte le quattro famiglie lavorano per Madre Miranda. Finito proprio fa, finale epico, finale colpo di scena, bestiale, bestiale, dai. Non vedo l'ora di avvicinarmi a finale, allora. Ok, intanto abbiamo recuperato i cimeli e i tesori che dovevamo recuperare e adesso ci accingiamo ad entrare nella zona di Casa Beneviento, ok? Ragazzi, benvenuti, buonasera a tutti. Vi aspettavo. Ricordatevi, mettete il segui alla pagina Game Time e attivate la campanella delle notifiche così che quando andiamo in live lo sapete. Allora, vi dicevo, questo è il villaggio, l'abbiamo già esplorato in lungo e in largo più e più volte. E una cosa da notare, molto interessante secondo me, è che di là, cioè quando andiamo dal... No, sbaglio sempre porta perché sono due cancelli rossi uguali. La parte dove c'è il duca è una specie di hub centrale, come una base dalla quale poi partiamo per andare ad esplorare aree diverse, cioè quest'area qua. E siccome adesso abbiamo ottenuto un po' di roba, vendiamo, sì, vendiamo, guadagniamo e spendiamo un po' di soldi. Allora, la vivianite, l'ala cristallizzata e l'orsetto pure abbiamo trovato, quindi questi li vendiamo. Io lo considero un prezzo e onesto. Potremmo potenziare qualcosa, per esempio la M1, volendo potremmo potenziare la capacità, che non è male. E questo lo facciamo. Queste mani sono più capaci di e potenziamo anche la velocità di ricarica del fucilozzo. Così siamo il cibo è vita. Messi bene. Torna al più presto. Ok. Allora, adesso che abbiamo la chiave, l'altra volta avevamo sbloccato, no? Avevamo preso la chiave con per entrare qua, la possiamo finalmente utilizzare e sblocchiamo una nuova area. Chiave 4 ali. A che punto sei che il gioco... Daniele, a me sta piacendo moltissimo come gioco. Poi ci sarebbe da fare la discussione, ma la facciamo alla fine quando l'abbiamo finito. È un Resident Evil? Fino a che punto è un Resident Evil? Questa è una discussione che va fatta, secondo me, perché in tanti, tanti fan si aspettavano, probabilmente, qualcosa di un po' diverso. E quindi, secondo me, questa discussione andrà affrontata in qualche modo. C'è stata sicuramente una deviazione verso l'action, questo è innegabile, nonostante l'ambientazione sia ancora horror, anche se un horror un po' diverso abbiamo visto, no? Un horror un po' gotico, un po'... Adesso mi divertirò a vederti in questa fase di gioco. Mi divertirò anch'io a giocarla questa fase di gioco, non vi preoccupate. Cos'è questa roba? Ok, bamboline sparse ovunque. Cerchiamo di non farci cogliere di sorpresa, o almeno non troppo, anche se delle sorprese sono inevitabili in questo punto, mi pare di vedere. Attento, questa volta devi attaccare le gambe, ragazzi, niente spoiler, vi prego. Fossa comune, ah, ecco cos'era tutta questa felicità. E andiamo prima a destra, dove dovrei... No, qui non possiamo leggerlo, peccato. Andiamo prima qua a destra perché dovrebbe essere una via senza sbocco, esatto. Ma possiamo buttarci di sotto? Sì. Ah, ok, ho capito. Delusi dal trattamento della storia di Dimitrescu? No, io non sono deluso dal trattamento della storia di Dimitrescu e dallo spazio che le è stato dato. Sono deluso dal fatto che hanno utilizzato un personaggio così pesantemente per il marketing. Io il ruolo che la Dimitrescu, secondo me, va bene così. Semplicemente dovevano non sfruttarla così tanto per il marketing. La ragiono un po' al contrario la faccenda, ma questa è ovviamente la mia opinione, Ah, è una battuta? Ok, perfetto. Scusami Giuseppe, pensavo che fosse... Perché sai, gli hanno tagliato di tutto al povero Ethan, quindi... Dita, mani, gambe... Ethan... Oh, ciao! Cosa? Mia! Ovviamente. Ethan, vieni con me.
Ho qualcosa da certo, dire. Immagino. Che cosa succede? Ragazzi, continuiamo a vedere Mia come su Resident Evil 7. Com'è il gioco a jumpscare? Allora, no, non è... Non Marco, guarda, non ci sono jumpscare, praticamente. Non è un gioco pauroso, secondo me. Questa è chiusa. È un gioco che ha preso molto una... Rose sembra diversa. Ethan, devi salvarla. Ha preso una piega molto action. Che sta succedendo? Anche se in questa sezione non sembra. Mi abbandonano tutti. Anche Rose. Povera Mia. Non voglio restare sola. No, non è vero. Ok. Allora, ci è comparsa Mia. Il che mi fa pensare ancora alle allucinazioni del... dei funghi, delle muffe di Resident Evil 7. Ma vediamo. Ok. A Beneviento 8796. Ok. Freed from the binds of flesh, she now walks in the valley of death. Quindi libera dalle catene della carne, lei adesso cammina nella valle della morte. Ah. E chi è però? C'è un nome? Sì, c'è il nome, ma c'è solo A. Eva. Probabilmente... No, Eva l'avevamo letta dall'altra parte. Non poteva essere Eva. Perché Eva era... Era morta, no? Vi ricordate? Nella parte iniziale del villaggio avevamo letto su una lapide che c'era una... Eva che era... Si sta impazzendo, secondo me. Comunque, una Eva che però era morta a inizio Novecento. Quindi non poteva essere lei. Rinuncia ai tuoi ricordi. E qua... Non si apre così, non ci ho messo niente. Non puoi usare questo oggetto qui. Ha! Ora ci... Ruota del pozzo, mappa del tesoro, foto di famiglia. Foto di famiglia! Ovviamente. Liberati dei tuoi ricordi. Che sta succedendo? Bella questa cosa, eh? Molto, molto bella. Io equipaggio sempre il mio fucilozzo, caro. E questa cos'è? Vabbè, c'è un ascensore. Un ascensore oltretutto molto... poco inquietante. Lo prendiamo, lo prendiamo. Ma perché no? Esatto, Manuel, la foto ricordo. Proprio la foto ricordo. Ok. Mi piace che non si veda nulla qua. Ah, qua intorno. Io c'ho il fucile puntato, eh. Appena appena il l'elevatore, come si dice in italiano? L'ascensore arriva, io sparo se c'è un pericolo, ma non c'era un pericolo. Ok. Comunque un ascensore in una grotta. Ah, c'è un'altra casetta da esplorare. È d'obbligo aver giocato il 7 prima, dice Marco? Non è proprio d'obbligo, ma io te lo consiglio fortemente. Il 7 però te la fa fare in mano. Casa Beneviento. Non so perché mi viene da leggerlo in spagnol. Casa Beneviento. Però non è in spagnolo, mi sa. Comunque, questa casa non sembra molto grande, quindi probabilmente è un'area più piccola rispetto a quella del castello. Del castello Dimitrescu. Però fatemi fare un giro fuori prima. Ah. Però sembra comunque essere un posto sciccoso, un po' barocco all'interno, da quel poco che ho visto. Oh, la capretta! Tac. Sì, se giochi il capitolo precedente, come dice giustamente Sandro, capisci meglio i collegamenti, sì. Molto vento c'è qua. Oh. Ah, un'altra casa, ragazzi, che bello. Quando entro nelle case in Resident Evil, mi sento sempre un po' come su Resident Evil 1.
anche se questa volta siamo ben distanti da Resident Evil 1. Ah! La bambola! Qui ci sono dei fili, va bene. Ovviamente stiamo parlando di bambole. E credo di una ventriloqua. Lo scopriremo presto se è effettivamente... se effettivamente una ventriloqua. Alzo un po' il volume delle cuffie, che sono ovviamente come al solito al contrario, ma ormai questa è diventata lore delle live di Gaming Time, il fatto che ho le cuffie al contrario. Ok, ciao Massimiliano, grazie a te ho comprato il gioco. Oh, grazie mille, mi fa piacere che sia riuscito a farvi capire se era un gioco per voi oppure no. Questa è chiusa, quindi qua non si può andare. Un quadro strano, un altro quadro strano. Quindi io suppongo che si potrà andare di qua. Qui intanto cosa c'è? Posso rompere dei... no, questi non si rompono. C'è una pianta marcita, ovviamente. Dicono che il change di genere sia anche per cercare di coinvolgere gamer diversi. Diventata troppo ripetitiva e stancante. Rosy, guarda, io a dirti la verità avevo adorato la svolta di Resident Evil 7, ma proprio adorata con tutto il cuore. E però ti dico la verità, mi sta piacendo anche questa svolta, quindi se si avvicinano altri, sicuramente comunque per far avvicinare più gente, perché Resident Evil 7 era molto difficile da sopportare a livello proprio emotivo, psicologico. Ok. Piacciono, continuano a piacermi tantissimo, ragazzi, gli interni, eh. Non lo dico più perché sennò veramente vi vi rompo le scatole, però continuano a piacermi tantissimo. E questa sembra, il villaggio sembra proprio una casa della classe bassa. Questa sembra una casa invece della classe borghese media, mentre il castello ovviamente è pieno di bambole qua dentro. Che bellezza. Ah, le tazzine sono le stesse che c'erano... che c'erano di là. Oh, abbiamo trovato qualcosa. E perché non me lo fa leggere, però? Scusate. Ripristina. Me lo devo leggere così? Ah no, non si legge. Cos'è allora? Guardiamo la figura. È un albero di Natale pieno di banane? Perdonatemi, l'immagine è brutta, ma mi sembra proprio quello. O forse erano dei pupetti, delle specie di bamboline di pezza. Ok. Sì, esatto, Mimmo, esatto. Il ragionamento era quello. Bella questa zona con la carta da parati tutta stracciata. Bella, bella. Ok. Questo si apre, immagino. Ovviamente non c'è nulla dentro, ma si è aperto. E questa? Ovviamente è chiusa. E c'è un ascensore. E ragazzi, io tanto devo esplorare e... esploriamo. Possiamo andare solo in basso. E vai. Hai trovato una pagina del manoscritto Voynich. Sì, la carta da parati era molto inquietante, Fabio. Sono con te su questa tua valutazione. Ok. Ragazzi, non c'è un nemico qua dentro. C'è qualcosa che non va. Ok. Oh, cos'è quella roba? Un quadro elettrico. Danger, peligro. In spagnolo. Allora ho fatto bene a dire... a pensare che fosse spagnola. Cioè che c'entrasse qualcosa... la spagnolaggine. Ah, qui ci sono anche... c'è qualcosa che manca. Ci sono anche dei film. Delle pellicole. In inglese in effetti è film.
Altro? Cioè, è incredibile, qua dentro non ho trovato un oggetto. Alcaloidi delle piante di montagna. Ok. Interessante, ma. Sta cosa è strana, eh. È praticamente una casa vuota. Qui c'è un'altra tazzina. Quindi qualcuno c'è. Adesso arriva la paura, dice Massimiliano. Dici? Nah. Disse prima di farsela addosso. Questo corridoio mi sembra quello di Metal Gear prima di combattere Psycho Mantis. Ma è una mia interferenza, ovviamente. Due bambini. È incredibile, sembra tutto finto qua. Cioè, non posso esaminare nulla, capito? C'è qualcosa di strano. C'è qualcosa di strano. Susanna, siamo a casa Benevento. Quindi abbiamo sconfitto Dimitrescu, la vampirozza, e adesso siamo qua. C'è della musica nell'aria. Ah, Little Nightmares 2. Ma l'avevo già giocato questo gioco. E te pareva. Eccoci. Dov'è la mia arma? Ma come dov'è la mia arma? Non ci abbiamo più le armi. Oh. E così da Resident Evil si passò ad Outlast in mezzo secondo. Allora, fatemi vedere se c'è qualcosa da raccogliere qua. C'era una radio. Lei parlava dalla radio, sicuramente. Ah, non abbiamo nemmeno più le chiavi. Perfetto, un ferro da stiro. Che bella questa stanza comunque. Ah! Qualcosa c'è. Ovviamente la foto di mia morta, perché no? E questo. Questa bambola è Esatto. mia. Muovi occhio. Ok. Non posso usare nulla però. Le bende sono troppo strette, serve qualcosa per tagliarle. Quindi ci servirebbe un coltello. Fatemi rivedere gli occhi però, per favore, perché non ci ho capito molto. Ah, è il corvo. Ok. Quindi ci serve un coltello per tagliare le bende. Salviamo. Mi sembra una buona idea salvare. Voi cosa dite? Vieni a giocare con noi. Ah, è l'Overlook Hotel. Shining, in effetti. Manca Jack. E poi siamo tutti. Il manichino sì, Fiorella, assomiglia molto a mia, hai ragione. Ok. Ah. Qui si potrebbe inserire qualcosa nell'incavo. Ho capito, ma forse l'occhio? Qui c'è, ok, una combinazione da inserire. Ah! Esamina spalla destra. Rimuovi spalla destra. Ok. Qui mettiamo la chiave. Che calcio. È una registrazione di Mia che parla di quando era incinta di Rose, probabilmente. No, l'acqua scorre normalmente.
Ah, ma qua dobbiamo fare il V-Jolt per caso? Ragazzi, voi sapete cos'è questa scatola? Questa scatola è una delle scatole che si trovavano a casa dei Baker in Resident Evil 7. Altro easter egg da annoverare. Ok. Il manichino si alza fra 3 secondi e invece no, cioè non ancora. Qua non c'è nulla. La porta è chiusa. Io lì posso usare qualcosa. Però devo capire cosa. Fatemi andare ad esaminare meglio il manichino. Ah, infatti c'è qualcosa di qua. Rimuovi anello. Ce l'abbiamo fatta. Anello coperto di sangue. Stupendo. Adesso finiamo di esaminarla tutta la. C'è qualcosa su. Rimuovi gamba. Chiave di carica. E ovviamente anche nell'altra gamba ci sarà qualcosa? O forse qua? Esamina braccio. Rimuovi braccio, va bene. Spacchiamola tutta, tanto. Cos'era? No, 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 fammi vedere. No, non ho capito, scusa, ma interagisci e poi lo rim. Sono 3 occhi chiusi. Ok. E di là cosa c'era? Non ricordo più. Infatti mi pareva che qua ci andasse quella roba che sta lì. Mi pare che qua ci vada quella roba che sta nel braccio di lei. Però abbiamo una chiave. Abbiamo ottenuto adesso chiave di carica a un'area conosciuta, del Carion, probabilmente. E anello coperto di sangue, un anello che stava al dito della bambola e sporco di sangue. Ok. Guardiamoci un po' intorno, vediamo se c'è dell'altro che non abbiamo visto prima. Mi sembra di aver esplorato quasi tutto qua. Andiamo di là. Ah, laviamo l'anello coperto di sangue. Bravo Claudio, bravo. L'ho appena letto. Anello nuziale. E infatti. L'anello pulito sembra identico alla fede di Mia. Insomma, pulito pulito non è. 052911, perfetto. 052911. Mi sembra 29 11. Ce l'abbiamo fatta. Quindi siamo entrati per uscire praticamente. Il mio falegname con 30 euro la fa meglio. Ok. Ragazzi, siete fantastici a volte. Ah, grazie. Mi hanno aperto la porta, che gentili. Non ho ancora le armi, eh. Qua dentro cosa troviamo? Ovviamente niente. In questa casa. Ah! Che ci fa qui? Questo è il carion. Chiave di carica. Sì, Alessandro, sta piacendo molto anche a me. Seleziona cilindro. Allora, se io carico, che succede? Non succede niente di bello. Quindi devo.
cambiare i cilindri. Per esempio, selezioniamo questo cilindro. Allora, credo che debbano corrispondere i graffi, forse. Proviamo tipo... Mi sa che non va però. Niente. Allora, mi sembra che questi tre cilindri vadano bene. Cioè, questi due. I pezzi di pellicola erano 5, come i cilindri. O meglio, 4 e uno mancante. Sembra il disegno che stava nel braccio. Ah, raga, un attimo, eh. È perché questa in realtà ci sta anche così. No, no, non sto capendo. Non sto capendo. Lo so, ragazzi, devo comporre una musica. Adesso ci provo. Però io non vedo, cioè, sto vedendo solo i graffi io, che sono possibilmente... Ah, forse così? Forse così, ragazzi. Ascoltalo uno per uno. Ma non posso, eh. Non posso ascoltarlo uno per uno, ragazzi. I primi due sono giusti, sì, anche secondo me. Anche secondo me. Però potrebbero dover stare da un'altra parte, capito? Per esempio, fatemi fare sta cosa, sta prova. Esatto, esatto. Ah. Ai 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 ai. Allora, se io facessi così invece, cioè grazie Davide, parti da destra sul graffio fisso che sta sull'esterno. Questo mi piace. Ah, così tipo. No, questo... Forse è così, eh? No, non può essere così. Questo qua? Attenzione, forse è così. No, non è così. Porca vacca. Così forse. Forse è così. Vediamo un po'. Eh sì, infatti devo andare a guardarmi. Adesso li hai mischiati tutti. Gli ultimi due mettili nel primo. Che casino, ragazzi. Potrebbe... Ah! È così. È così. Ok, ok, ok. Scusate ragazzi, non sono riuscito a leggere tutti i vostri messaggi perché... Pinzette! E vai. Quindi abbiamo preso le pinzette per prendere o l'occhio o quell'altro coso che sta sul braccio della tizia. Cioè, della bambola, non della tizia. Quindi bene così. Ringrazio Davide che mi ha dato un altro indizio ulteriore. E adesso torno ad utilizzare le pinzette di là. Dove sta lei? Vattene. E questa ragazza è una donna incinta, come mia. Allora, secondo me dovremmo usarla qua, la pinzetta. No? No. Sull'occhio, allora.
Esamina occhio. No, posso solo muoverlo questo, purtroppo. Quindi le pinzette non vanno utilizzate qua. Ah, qua posso utilizzare le pinzette, scusa, sulla bocca. Le bende sono troppo strette, serve qualcosa per tagliarle. Esamina bocca. Beh, apri bocca. Ah, perché prima non l'avevo esaminata la bocca. Ecco perché. E tiriamo fuori la pellicola con gli orsacchiotti. Ok. Non posso dirlo a Ethan. Cosa non può dire a Ethan? Probabilmente qualcosa che non andava con Rose, immagino. Comunque, noi adesso abbiamo quella pellicola che probabilmente potremmo andare a vedere nell'altra stanza. Nell'altra stanza. Ok. L'altra stanza che qual era però? Vattelo a ricordare. Probabilmente questa. Sì, era questa. Allora, possiamo interagire con quello, ma anche con questo. Leggiamo. La nostra famiglia felice. Il miglior amico di Rosie in tutto il mondo. Rose adora questa favola. La cosa più importante della nostra vita, un regalo di nozze nella nonna, la prova dell'amore eterno di Ethan. Beh, interagiamo con la pellicola. Ok, ok. Dobbiamo leggere e metterli giusti, no? E il miglior amico di Rose. Il miglior amico di Rose. E che è il pupazzetto, no? Dov'è? Come si fa? Qua. Il miglior amico di Rose è il pupazzetto. La cosa più importante della nostra vita è questa. La favola che piace a lei, non mi ricordo che numero era. Regalo di nozze della nonna sarà l'anello. No. La prova dell'amore eterno è l'anello. Quindi 5 anello, 4 carion, 2 la favola. 5 anello, 4 carion, 5 anello. No. 4 carion, 5 anello. Dovrebbe... Riproduci filmato. Sto iniziando ad avere paura tra bambole e manichini. Ah. Il filmato non è così gioviale come sembrava dalle pellicole. Ah. Va bene. Perfetto. The Ring veramente? The Ring veramente? Oh! Che belle bamboline. Abbiamo le forbici per tagliare ovviamente le bende. E di qua invece c'è qualcosa? No, solo delle bambole un po' inquietanti. Con le forbici possiamo tagliare anche questa però, non solo le bende. E quindi ci ritroviamo da quest'altra parte. Con il telefono! C'è Zoe dall'altra parte che ci risponde. Tu. Ok. Ovviamente adesso squilla. Tutto normale. Mia. Scommettiamo? Ti prego, Ethan. Ascoltami. Non volevo tenertelo nascosto. Mia. A Samara non piace Ethan. Cosa ha tenuto nascosto? Mia, di che stai parlando? Io vi amo così tanto che ho dovuto farlo. Ma soprattutto, Mia non era morta. Che
che qui c'è un... si potrebbe inserire qualcosa nell'incavo un'altra volta. Questa è chiusa e questa... ah, la possiamo sbloccare. Oh, bello, bello, bello. Di là c'è mia. Ok. Allora, santo Dio. abbiamo le forbici e possiamo utilizzarle per questo. Intanto. Sì, Mia è immortale praticamente. Possiamo interagire con il cuore di Mia. Medaglione d'ottone. Cosa ci dice Mia? C'è qualcosa che non va con Rosa, ragazzi. So che era abbastanza evidente, ma bisogna sottolinearlo, anche se è un'ovvietà. Medaglione d'ottone. Devo mettere lo stesso simbolo che c'è nell'occhio? Lo stesso simbolo che c'è... no, lo stesso... erano i tre occhi chiusi il simbolo che c'era nel gomito. Mi pare. Però è comunque chiuso. Allora, vediamo. Ah! Posso cambiare anche questo di simbolo. E questo era quello giusto. Perché quello era il simbolo che stava nell'occhio. Non era il corvo così, ma era il corvo cosà. Il corvo che fa la dab. Ok. Ragazzi, questo è Outlast davvero, eh? Ok. Perché non scendere delle scale che portano al fondo di un pozzo? Grazie Massimiliano per gli auguri. Sì, qui c'è Samara sul serio, davvero. Chiave del quadro elettrico. Ok. Adesso torniamo su. E utilizziamo la chiave. Rose. Ok, è finito il pianto. Ah! Beh, siamo tornati veramente nella residenza dei Baker qua. Quando è che ho detto che non era horror sto gioco? Ok. Andrà tutto bene, dice. L'ha ripetuto un po' troppo. Che schifo. Che schifo. Dicevo, quell'andrà tutto bene l'ha ripetuto un po' troppo ossessivo compulsivamente, perché ne fosse davvero convinta. Sì, seguiamo un cordone ombelicale gigantesco, perché no? Una madosca. Una madosca. Ma veramente? Oddio mio. Ma Little Nightmares era meglio. Ah. Bene, chiusa. Sono morto. Che gli fa? Oddio mio no. Oddio mio no. Oddio mio no. Va via.
all'inizio di questa live qualcuno mi ha detto: insomma, Resident Evil è diventato action. Sì, è un action Resident Evil ormai, non ha più nulla di horror. Ebbene sì, avevo ragione. Subito pronto a smentirmi. Che schifo. Bambino? Gigante? Eccoti. Bene. Ora non ti voglio più guardare in faccia perché mi hai mangiato. Ok, qua possiamo andarci. Anche qua? Questa? No, qui c'è il bambino che non abbiamo. Chiede argento, forbice e nannunza. No, dobbiamo andare ad utilizzare il coso nel quadro. Ok. Di bene in meglio. Cos'è? Cazzo. Qua. Cos'è sto coso? L'hai sbloccata, apri. Niente, non c'è qua. Come? Oddio, dov'è? Dov'è? Ma è qua? Oh mio Dio, che schifo è qua. Mamma mia, ma perché? Ma perché? Allora, aspetta. Oh madonna mia. Mappa. Allora. Dobbiamo andare qua. No, cos'è che ci abbiamo? Cosa abbiamo preso? Un attimo. Il bambino. Il bambino, dove caspita sta? Porta della madre, di qua. Quindi dobbiamo rifare il giro. Andiamo a sinistra e poi dritti. Esatto, qua. E poi di qua. E adesso dov'è che era? A sinistra. E la porta era qua, no? Usa quel rilievo di un bambino. E via. Oh. Ok. E di qua? No. Ah, una cucina, che bello. La cucina in cui eravamo stati prima, tra parentesi. No, non c'eravamo stati prima, evidentemente. Mi sto confondendo. Che bell'abito. Il bambino, l'altra bambina. Ok. Ah! Un fusibile. Strano che ci sono i fusibili in Resident Evil. Manco un coltello adesso, Claudio. Non so perché. Perché? Nasconditi, ma veramente? Cioè io mi posso nascondere? Questo significa qualcosa, significa che prima o poi dovrò nascondermici là sotto. Là sotto. Allora, fatemi guardare la mappa. Io cosa ho raccolto adesso? Il fusibile. Per il quadro elettrico, perfetto. Quindi io devo tornare al quadro elettrico che sta di là. Come ci torniamo? Dobbiamo passare di qua, quindi di qua, quindi di qua. Adesso dobbiamo andare a destra e poi tornare indietro. Ok. Dovrei essere. Porca vacca! È inquietantissimo, raga. È inquietantissimo. Vai. Dio santo. Damn it.
raga, ma è inquietante proprio sta roba. Come faccio a vedermi dietro? Dov'è? Non vedo una cippa, ragazzi, non capisco niente. Oddio, che schifo! No, 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 no. Dice anche yummy. Vattene. Vuole giocare con te? Sì, ho visto come vuole giocare. non potevo girarmi da lì sotto. Non potevo girarmi da sotto il letto. Dovevo, cioè io devo fare così, devo mettermi qua e infilarmi da qua, non da quella parte lì. Però non pensavo che sarebbe stato necessario farlo. Quindi adesso lo aggiriamo. Comunque è una roba veramente inquietante questa. Ciao bello. Mi posso nascondere qua? Ok. Sì, ma mo come faccio a vederlo io? Ho sbagliato. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Sì, ma mo? Ho sbagliato, ragazzi. Porca vacca. Sono morto un'altra volta. Fuggi! Corri via, che schifo! Che schifo, ragazzi miei. Ok, ce l'abbiamo fatta però, no? È andata via anche la musica. Santa pupazza. Le dimensioni del figlio di Alcina. Bellissima sta battuta, Angelo. Veramente bella. Allora, di qua. La 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 la. Mi viene in mente una canzone. Cioè, in realtà c'è un album di una band che si chiama Phantomas. Quest'album si chiama Director's Cut e hanno rifatto in chiave un po' particolare, fusibile intanto, cover di... Ma vattene! Timmy! Dov'è la porta, banana? Ah, non c'è un'altra porta qua. Porca vacca, sono morto un'altra volta. O no? Forse no. Sì, sì, vieni a giocare con me. Mamma, se c'avevo il fucile, lo spappolavo. Dai, apriti. Giusto, Antonio, giusto, Antonio. Ciao! Mi sento come lui che sta anzi... È andata. È andata, ci abbiamo... Basta bambini che ridono, basta, finitevela! È la cosa più inquietante del mondo. Vabbè, devo andare qua. Se è capito... No... La risata dei bambini è una cosa meravigliosa, a parte se vivi a casa da solo. Sembra una giusta considerazione, Daniel. Ok. Poi finisco di dirvi quella roba di Director's Cut dei Phantomas. Non andare. Non te lo permetto. Ok. Sei ancora vivo?
prima che lei ha vinto se ti ammazzino. Tic-tac, hai le ore contate ormai. Prova a trovarmi. Ok, stiamo giocando a nascondino con una bambola assassina? Cos'è sta roba? Ma che vuoi tu? È ovviamente di sopra. Cos'è sta roba? Che carine ste bambole con gli attacchi epilettici. Boh, vabbè, ma sono completamente pazzi. Non c'è. Cazzo ridi. No, mi sa che qua non devo fare niente. Via, via, via. Ecco, altre menomazioni, perché no? Aspetta, adesso si saranno aperte quelle porte che prima erano chiuse. Esatto. No, questa non era chiusa prima. Io vengo da qua. Imbecille che sono. Un attimo, eh. No, 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 io sono partito da qua. E rifacciamo il giro, non c'è problema. Forse di qua. No. Di fuori non credo, infatti. Le bambole si agitano un po' troppo, eh. Ah, è qui. No, non posso attivarlo questo. Eccole che ripartono. Ma quindi queste ogni tanto partono. Ah. E io non ho nemmeno niente per curarmi. Mi sbaglio? No, non mi sbaglio. Queste adesso mi fanno fuori. Vaffa. Secondo me, dai, è qua su per forza. Dove vuoi che stava? Ma... eccola, ma sono scemo? Sono cieco. Sarebbe stato meglio se Rose non fosse... bravo, bravo. E ora devo andarla a cercare da qualche altra parte. Va bene. Stavolta però devo svegliarmi, perché sennò ci rimango. Rosemary's Baby, esatto. Qua. Qua, 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 qua. Adesso ti trovo tipo al volo, prima che tutti impazziscano. Comunque non è qua, è più avanti. Anche se non vedo più le macchie nel muro. Non è... non partite, bambole, eh. Sto cacchio. Partono adesso, se non la trovo. No, non è lei. Sì, sto uomo pre... è qua? State ferme. Eccola. Toh. Ah. Non c'è due senza tre, ovviamente, no? Fai così anche con Rose. Che testa di caspio. Non è che è qua dentro, tipo. Sarebbe proprio il colmo. No. Allora, devo cercare di capire adesso qual è l'indizio che mi guida verso la bambola. Eccola. Ta. Non andrai mai più via da qui. Che schifo. Stupido idiota. Non si tratta
così le bambole! Ha! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! È finita. Ah, quindi erano collegate la tizia, la ventriloqua e la bambola. Via. Risolverò tutto. Cosa? Voilà. Bene. Voglio andare via. Ah beh, non lo so. Allora, possiamo unire questa alla chiave e abbiamo la chiave col feto a quattro ali. Ecco che c'era dietro a tutto. E sono due. Allora, qua che c'è? Angie. Lunedì. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, prima di andarmene... No, mi sa che non c'è nulla da recuperare. No, infatti. Allora ce l'andiamo. Facile, facile, facile. Cioè, no, ce l'andiamo facile, non che sia stato facile. Come siamo messi a livello di vita? Male. Possiamo curare... Abbiamo qualcosa per curarci? No. Produciamo qualche soluzione medica, ecco. E usiamone una. Ti lascio che... Che peccato, ma non dormirò. No, Fiorella, dai. Dormi, insomma. Hai ragione, Mimmo, hai ragione. Ci ho pensato dopo di curarmi. Allora, quindi adesso torneremo dal mercante, il nostro duca. Venderemo le cose, i preziosi che abbiamo accumulato, che credo siano solo la bambola, purtroppo. E proseguiremo nell'altra casa. Che deve essere quella di Moreau. Beneviento, Moreau e poi c'è Heisenberg. Ciao Fiorella, grazie per essere stata qua, buonanotte, se riuscirai. Ok, finalmente siamo arrivati. Oh, che bella questa zona, eh. Quindi siamo usciti di qua. È cambiato qualcosa nel frattempo? Per qualche motivo? Ah! Flacone delle gambe. Sull'etichetta c'è il nome di Rose e la parola gambe. Io non ho nulla da mettere qua. Però, scusate, non ho preso la bambolina adesso. Ah, però è una bambola così. Forse la foto di famiglia? No. Che caspio ci devo mettere là? Lo capiremo. Secondo me Ethan è immortale, non si spiega, se no le mazzate e gli smembramenti che subisce. In effetti, ragazzi, in effetti. Alla prossima, Fiorella. No, non farà paura come questa. Questa mi sa che era la parte più horror del gioco. Quindi non ti preoccupare. Oh, degli oggetti. Anzi, dei soldini. Ma scusate, io qua non c'ero stato. Perché non c'ero stato? Tesoro di Beneviento. Quindi io lì dovrò tornarci per prendere per prendere il tesoro. Credo. Lì c'è una porta che... Sfera con sole e luna, che è il simbolo dei Beneviento. Quindi adesso vado là e la piazzo sulla tomba. Va via. Ok, un altro? Porca miseria. Ok. Basta?
Santa pupazza! Quanti cavolo eravate? Ah, anche due munizioni e il fucile, miseria, che fortuna. Ok. Piccolo off topic, secondo voi fanno bene a fare il remake del 4? Molto dubbioso, non era ancora secondo. Non lo so, guarda, secondo me in realtà, cioè, per carità, è invecchiato meglio sicuramente degli altri capitoli, tipo del 2, dell'1 e del 3. Dov'è? Dove siete? Ok, sono riuscito. Qui c'è una mina. Questo mi entra da qua? Ah no, c'era un. Ok. Soldi. Ce n'è un altro? No. Spero di no. Grimaldello, bene. Ma io non mi ero accorto di questa roba. Il tuo inventario è pieno. Santa Madosca. Ogni volta che trovo un'arma nuova, ragazzi, c'ho l'inventario decimato. Pollo. Io scarterei queste. Se mi aiutano. Adesso scusate, riorganizzo sto inventario. Sperando di riuscirci. Dovrei esserci riuscito in realtà. Perfetto. E non devo nemmeno scartare queste, quindi alla grande direi. Chiudo l'inventario? Sì. Ma co. Vabbè. Rifacciamo. Credo di riuscirci anche così. No, 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 no. Ok. Allora, fatemi capire. Conferma X. Ok, grazie a Dio. Oh, ma questo è un lanciagranate, giusto? Un fucile a pompa da combattimento, quindi è questo più forte dell'altro, però. Ottimo. La cosa ci piace assai. Molto, molto bello, direi. Ok. Adesso, prima cosa da fare, andare a recuperare il tesoro dei Beneviento. Perché credo che potremmo. Che potremmo recuperarlo adesso. Proprio posizionando la sfera qua. Te pare che non c'è nessuno? Sfera con sole e luna. No! Forse devo trovare il pezzo di targa. Vabbè, ci riproverò. Ci riprovo poi quando. Quando trovo un pezzo che potrebbe esserci, che potrebbe coincidere. Allora, dicevamo, da qua arriviamo in questa zona qui, nella quale siamo stati e poi siamo andati di qua. L'unico posto che ci è rimasto da esplorare è questo. Te prendessero. T'ammazzo prima che spawni. Della serie. Ok. Un po' di polvere da sparo l'abbiamo presa, almeno. E si è aperta questa porta qua. Quindi sarà pieno di nemici, sicuro. Il vento gelido c'è. Ah no, ecco a cosa serve la sfera. Non ci pensavo. Dov'è che sta? Sfera con sole e luna.
Ok. Questa la facciamo andar giù senza farla cadere però, mannaggia a me. E voilà. Li abbiamo ottenuto in teoria il... Ci sono anche i coriandoli, ma cosa? Vabbè. Teschio d'onice. Ah, vedi. Fra quanto arrivano i nemici? Munizioni esplosive. Chiave del liutaio, bello. Adesso possiamo andare a raccogliere anche il tesoro che sta di là. Salvo qua, così mi lascio il salvataggio di coso. Se gioco la PS4 il gioco girerà bene o avrò problemi. Allora Lorenzo, io non l'ho provato con la PS4, però dovrebbe girare bene. Mi sbilancio. Ovviamente non avrà una qualità grafica pari a quella che stai vedendo, però dovrebbe girare. Foto di uno strano uccello. Un uccello blu. Che sta dove? Secondo me lo dovremmo tipo cacciare? Aspetta, dov'è? Ah, è nel cimitero, nella parte proprio dove c'era la capretta iniziale. Ci andiamo. Ci andiamo e vediamo se lo troviamo. E qui c'è anche una ruota del pozzo da utilizzare. Hai lasciato qualcosa nella casa, nell'angolo della stanza. La testa della Maddalena. Dici? Sì, dici giusto. 10 novembre, e questa poi è importante pure sicuramente, la signora donna è diventata la figlia adottiva di madre Miranda. In tutti questi anni non sono mai stato così felice. Fin dall'infanzia ha sempre temuto gli altri, a causa della cicatrice sul suo volto. Dopo la morte dei suoi genitori si è rinchiusa in casa e l'unica sua interlocutrice è Angie, la bambola che suo padre ha fabbricato per lei. Sarò sempre grato a madre Miranda per la sua infinita misericordia. La signora donna sembra molto felice, forse è frutto della mia immaginazione, ma ho l'impressione che anche Angie, la bambola, sia più viva che mai. Oggi è venuto a trovarmi in giardino e ha usato Angie per parlare con me. Abbiamo avuto una conversazione piacevole. Ha detto qualcosa riguardo un potente dono ricevuto da madre Miranda. Se vi ricordate bene, in Resident Evil 7 c'era scritto su un cartello "accetta il suo dono". Quindi il dono era anche l'infezione, diciamo, di Resident Evil 7. Quindi probabilmente il collegamento tra i due tipi di virus c'è. La signora donna mi ha dato dei fiori gialli e mi ha chiesto di piantarli in giardino. Li ho piantati sulla tomba della signorina Claudia. Forse a causa del loro profumo mi sono sentito la testa leggera. E poi ho visto la mia defunta moglie come se fosse un sogno. L'ho raccontato a donna e mi è sembrata emozionata. Mi ha chiesto di incontrarla in casa domani. Ha detto che potrò vedere di nuovo mia moglie. Non so come sia possibile, ma è davvero gentile. Ok. Sappiamo cosa è successo al giardiniere, no? È stato ucciso da lei, ovviamente. No, non risalvo, non ha senso. Grazie Fabio per avermi segnalato questo documento che avevo saltato. È bello, vero Valentina? Sì, sono d'accordo. Cioè, secondo me la storia è scritta veramente bene. Vi dico questa cosa. Nonostante a volte l'estetica a me non piaccia molto quando... Proprio questo è un gusto personale però, eh. Cioè, a me non piacciono molto i personaggi un po' fuori dalle righe, un po' surreali, grotteschi. Ma nonostante quello, devo dire che la storia è scritta bene. Ok, no, sto sentendo delle ali che sbattono, ma evidentemente non è nessuno. Ok. Stavo vedendo che lassù c'è una gabbietta. E non solo, di qua pure c'è qualcosa.
Ok. Altri soldi. Allora, un attimo. Qui c'eravamo già stati. Queste cose sono comparse dopo. Queste sono comparse dopo. Incredibile. Non mi aspettavo una cosa del genere, sapete? Ok. Ah, prima avevamo... Allora, prima cosa raccogliamo questa. Che sono 7 munizioni e una pistola che, come vedete, ci servono al momento. Nonostante abbiamo 700 armi. Non abbiamo abbastanza scarti arrugginiti per fare... Possiamo fare munizioni e fucile precisione. Cioè abbiamo troppe munizioni del fucile di precisione. Là c'è un'altra gabbia. Voglio vedere se lo becco in testa, se ci vogliono meno munizioni, ma... Sì, qua c'è un'altra gabbietta. 640 lei, va bene. Un altro? Eccoci qua. Senti, amico, stavolta ti faccio fuori così. Certo che farli fuori a coltellate è più difficile, eh? Però pararsi aiuta. Sì, adesso posso crearle le munizioni, in effetti. Via, munizioni pistola. Bene. Allora, qua dovremmo aver preso praticamente tutto. L'unica cosa che è rimasta è ovviamente questa. Il tesoro dei Beneviento, che dovremo cercare di recuperare prima o poi. Ah, la mappa, che bella, ragazzi. Qua c'è anche la casa del tesoro nascosto, nella quale dovremmo riandare. E qua ci sono altri tesori. Bottino del cannibale. Vabbè, te pareva. Ok. Ora torniamo indietro, andiamo dal duca. E ci siamo già, praticamente. Abbiamo la chiave del liutaio da dover utilizzare, che è una cosa fondamentale. Allora, parliamo con il duca. E poi andiamo a fare gabbietta sopra di te. Ho saltato una gabbietta, ragazzi? Ditemi un po'. Allora torno indietro e la prendo, scusate. Non ci ho fatto proprio caso. Eccola. Ciechissimo. E poi erano 3000 lei. Non è che era poco. Grazie, ragazzi, per le vostre segnalazioni. Anche per questo è bello giocarlo insieme, no? Insieme, cioè insieme a voi, ecco. Allora, io farei una cosa. Siccome ho la chiave del liutaio da dover utilizzare, facciamo così, vendiamo quello che abbiamo. Non è che ti ricorda qualcosa? Applicato. Che testa di minchia. Posso dirlo che lui è proprio un testa di... Ho delle novità in vendita. Ha delle novità, vabbè, allora, un attimo. Intanto vendiamo le cose che abbiamo. Due crani. Angie. Ah, la Madalina dobbiamo attaccarla. Il teschio d'onice. Ok. Oh, Miss Angie. Adesso vendiamo Miss Angie, vediamo. Un ottimo affare, devo proprio ammetterlo. Ecco, combiniamo queste. Perfetto. E adesso questa possiamo venderla. Prego, allora, dai pure un'occhiata in giro. E farci molti più soldi. Vorresti separartene? No, no, sarei più che lieto di comprarlo. 84.000. Più spazio nell'inventario, sicuramente. Questi sono munizioni esplosive, munizioni stordenti, bomba artigianale. Ah, il mirino telescopico. L'impugnatura ergonomica.
ragazzi, queste devo prendermele tutte. Oh, non mi stupisce. E voilà. E voilà. E poi anche il mirino. Oh, una scelta eccellente. Lo so che ho fatto una scelta eccellente. E adesso salviamo un attimo velocemente. E se la mangia. E adesso andiamo di qua, perché ho la chiave del liutaio. Ah no, ok. Ho la chiave del liutaio. Per andare dal liutaio devo passare di qua. O di qua. Vediamo. Non ricordo bene quale sia la via più breve. Credo che... No, qua non ci posso passare. Infatti è più in là. Da qui? Forse da qua, arrampicandomi sul tetto dal quale sono arrivato. Tipo qui? Posso? No. Passando di qua, dov'è che andavo? Probabilmente andavo avanti, però... Vediamo se riusciamo. Ah! Devo andare di là io, ma... No, non ce la faccio. Allora, per andare quindi da questa parte... Da dove cavolo si passava? Fatemi provare un paio di cose. Allora. Ah, innanzitutto c'è l'uccello blu da queste parti. Eccolo là. Non c'è solo l'uccello blu apparentemente. Carne succulenta. Questi sono due, ma io direi che possiamo tranquillamente evitarli. Evitiamoli. Andiamo semplicemente nella tomba che si è aperta a recuperare ciò che c'è dentro. La lastra, la lastra. Questa è la lastra che possiamo andare a mettere poi di là, nella parte di casa Beneviento. Però, prima di andare... sto giocando con PS5, ragazzi. Andrea, anzi. Prima di andare a casa Beneviento, io dovrei andare dritto qua, che però non se può. Da quest'altra parte si passa? Mi pare strano, ma vediamo se da qui... No, mi pare di no. Pare che da qui non riusciamo ad andare dall'altra parte. Giusto? Giusto. Allora, torniamo indietro. Ah, c'è questa strada che ci porta di qua. E adesso dovremmo riuscire ad andare nella casa del liutaio, che era qua sotto, se non mi sbaglio. Non mi sbaglio. Andiamo. E così vediamo che tesoro c'è nella casa del liutaio. Sono abbastanza... No, era dall'altra parte. Sono abbastanza curioso di vedere cosa ci riservano questi tesori nascosti. Ecco, questa era una cosa che per esempio negli altri Resident Evil non c'era assolutamente. Ci sono sicuramente più cose da fare, insomma, ecco. Più cose da poter fare, che poi sono anche accessorie, no? Chiave del liutaio. E vai. Cassetto vuoto. Qualcos'altro di qua. Allora, c'è sicuramente questa cassa. Con un po' di soldi, che male non fanno. Un fluido chimico. Ma non può essere che ci sia solo questo. Ah. Una combinazione. Che è scritta qui? Il suo quinto compleanno. Di chi? Allora, sul bigliettino c'era scritto qualcosa, sul bigliettino alla porta. Forse di Claudia. Però non mi ricordo. Vista la... rivolgetici a me. Ok. Ah! 27.09.17. Forse è quello direttamente. Proviamo.
Magari è quello direttamente. 270917. Sembrava anche a me ci fosse qualcosa che luccicava, ma poi non ho visto niente. Adesso ci riguardiamo. Era 270917? Mi sbaglio? Non mi sbaglio. E cosa troviamo? Un Ellsberg d'acciaio. D'acciaio e caricatore maggiorato per il fucile F2. Fucile F2 è questo? No. Che è il fucile F2? Ok. È il nostro fucile di precisione. Ecco, qua mi sembrava ci fosse qualcosa che luccicava. Ah, c'è. Quarzo giallo. E vai. Beh, abbiamo recuperato tutto. Non tutto ciò che c'era da recuperare, però. Ora ci guardiamo bene intorno. Perché se vedete. Ah, no. È ancora rossa la casa. Il che significa che dentro c'è qualcosa che non. Che non abbiamo visto, magari. Però il grosso l'abbiamo preso, quindi se è magari qualcosa difficile da individuare che dobbiamo metterci un'ora e mezza, possiamo anche lasciarlo qui dove sta. Ah! 7 munizioni della pistola. Trovate. Così abbiamo un bel caricatore pieno. Ora abbiamo recuperato la carne d'uccello. Abbiamo preso il tesoro di qua. Adesso dobbiamo andare a recuperare il tesoro di casa Beneviento, che sta qua. Quindi torniamo dal duca in qualche modo. Possiamo passare anche di qua. Probabilmente faremo prima. La pistola con il ciondolo, certo. Certo, Assam, perché ho il trauma pack e quindi posso, appunto, mettere il ciondolo sia sulla pistola che sul fucile. Sul fucile c'ho Mr. Raccoon. Sul ciondolo invece c'ho quello di Resident Evil 7. E voilà. Sono ancora vivi quei due? Apparentemente sì. Ma rimarranno vivi? Non ci interessa. Stiamo andando giusto, sì. Perfetto. Stiamo andando giustissimi. E Andrea, sto giocando su PS5. L'avevo già detto prima, non so se. Sì, Salvatore, esatto. Non so se magari ti sei perso la risposta. Se vuoi dare un'occhiata in giro, fai pure. Allora, vendiamo un po' di roba. Diamo il via alle spese folli. Miseria, ragazzi. Fammi sapere se trovi altre cose. Risalviamo velocemente. Cose di valore. E andiamo a recuperare anche il tesoro di casa Beneviento. Oggi ci facciamo casa Beneviento e i tesori, dai. Mi sembra un buon programma. Che ne dite? Allora, fatemi un attimo guardare la mappa perché sicuramente sbaglierei. Oh, devo passare sul ponte sospeso. Che sta di qua. Sì, è Resident Evil Village, Mauro, esatto. Ci hai preso. Oh, grazie, Assan. Mi fa piacere. Mi fa piacere. Allora, scendendo di qua, dovremmo averci praticamente dritto per dritto il tesoro. O almeno il posto in cui dobbiamo appoggiare. Ah, c'è un caprone. Carne. Grazie. C'è anche una gabbia qua. Ma l'ho saltata prima o. Anche le gabbie, ragazzi, sono degli easter egg relativi a Resident Evil 7. Perché su Resident Evil 7 nel camper noi avevamo la possibilità di sbloccare delle armi o dei potenziamenti che erano proprio rinchiusi in delle gabbiette molto simili a quelle. Quindi altro easter egg su Resident Evil 7. Cos'è? Cazzo.
Caspita. Qualcuno mi doveva avvertire di questa roba. Che c'è? Oh! No ragazzi, no ragazzi, qui che stiamo facendo? Bomba. Allora, attrezziamoci un attimo. Io questa cosa non me l'aspettavo assolutamente. Equipaggiamo questo, lo mettiamo in scelta rapida al posto del coltello. Il coltello non ci servirà molto. Gli lanciamo la bomba. Ah beh, quindi despona. Ok. Tu che cacchio fai qua? Ok, ok. Corri, corri, per carità. Ah! Oh! Mamma mia, mamma mia. Fuggi! Fuggi, fuggi, fuggi. Ah! Ricarica intanto, ricarica. Madosca, ragazzi, ma chi se l'aspettava questa? Dov'è? Mamma mia, ragazzi. Ah, ho finito tutti i proiettili possibili immaginabili. Allora. Ok, mi sta correndo dietro con l'ascia tirata su. Allora, ci servono dei proiettili. Porca vacca. C'hai ragione, il fucilozzo nuovo. Scelta rapida al posto al posto di questo. E poi c'ho anche questa. E c'ho anche una mina. Ho anche due mine, ragazzi. Te fago vede io. Porca vacca. Non l'ho beccato con la mina. Mea culpa. L'ho messa troppo laterale. Mannaggia me. Però l'ho preso stavolta. No. Caspita. La pistola ho preso in mano. Fluido chimico. Ragazzi, ma devo scaricargli addosso tutto quello che ho? Vabbè, un'altra mina io gliela piazzo. Oh! Questa non mi aspettavo, amico. Ricarica, ricarica, ricarica. Qui c'è la mina, attenzione. Ok. C'ho
Cioè, ma lo scopo qual era? Finire tutte le munizioni che avevo? Perché se quello era lo scopo, ci siamo riusciti tranquillamente. Fluido chimico. Ascia gigante cristallizzata. E adesso possiamo finalmente recuperare sta roba. Madosca. Non so se ne è valsa la pena. La strarotta. Calice Claudia Beneviento. E abbiamo raccolto questo calice. Vorrei anche vedere cosa c'è là sotto, ma non avendo più una munizione nemmeno a pagarla. Nemmeno a pagarla. Chissà se qualcuno di loro mi ha lasciato degli oggetti che non ho raccolto. No ragazzi, ma non ho veramente più una munizione. Nemmeno a dirlo per scherzo. Vabbè, è la bambina morta, ok. L'abbiamo capito, andiamocene. Abbiamo ottenuto quella roba. Io spero che mi daranno tante cose. Tanti, tanti soldi. Perché se no... Chissà se io potevo andarmene senza ucciderlo. Probabilmente sì, però non avrei ottenuto quell'ascia gigante. Quindi è tutto da vedere. Vediamo quanto vale quello che abbiamo ottenuto, ecco. E via di coltello. C'hai ragione. Allora, intanto riequipaggiamo le armi che ci piacciono. Ovvero... Cioè no, semplicemente voglio equipaggiare il coltello perché... è l'unica roba che c'ho. Ok, si passa di qua. No, più che servire Daniel, mi sa che lo vendi e ti dà un sacco di soldi. Sempre, cioè bisogna sempre vedere quanti soldi ti dà però, perché insomma è stata un po' tosta come cosa, no? Ragazzi, io intanto vi ricordo, noi andiamo là anche domani sera, quindi ecco, domani sera alle 21 ci ritroviamo qua, intanto non l'ho detto prima quando eravamo in tanti, ma forse avrei dovuto. Allora, scendiamo di qua. Chissà quella bestia poi che cavolo era. Sì, ho preso la via giusta, incredibile. Non ci credo. È stato un boss abbastanza, insomma. Ciao. Come desideri. Adesso ti vendo le cose che ho comprato, che ho ottenuto. Ah, 30.000 e 18.000. Ok. Ma questa è merce per cui svenarsi. Per cui svenarsi. La cucina che ci dice? Abbiamo una carne succulenta, ma ci manca... In possesso 4-3, ci manca un pollo. Con un pollo possiamo fare anche quello. A me se desideri potenziare le tue... Non vedo l'ora. Ciao Giuseppe. Guarda, al momento sto giocando praticamente solo a Resident Evil. Ma sicuramente torniamo anche a portare Returnal qua. Allora, io salvo di qua, perché... Cioè, non so se vedete, le munizioni non sono parecchie. Come desideri. Intanto vediamo di... potenziare il potenziabile, acquistare l'acquistabile. No, non le mine, ma intanto potenziamo. Potenza di fuoco? Perché ho delle splendide novità per il potenziamento di armi. Il TAC. Questo va potenziato assolutamente. Ah. Potenziamo anche la velocità di ricarica. E va bene. Potenziamo la velocità di ricarica della pistoletta. Con vero piacere. E oh, potenziamo tutto il potenziabile, veramente. Io sto scherzando con il terzo bioma. Potenziamo anche questo. Allora, potenza 800 e invece questo 8,40. Cadenza di tiro 1,6-1,5. A questo punto non ha più senso potenziare questo. Questa è potenziata al massimo per ora. Io potenzierei questo a questo punto. Adesso intanto prendiamo delle munizioni. Munizioni per la pistola.
Bene, qualcos'altro. E munizioni per il fucile. E un paio proprio per il fucile di precisione. E adesso ci prendiamo le ricette per la bomba. Oh, non mi stupisce che ti interessi. Per quest'altra. E ci pigliamo pure questo. Il resto io mi prenderei. Ah, non posso prenderne di più. Allora non le prendiamo, annulliamo. No, non prendiamo manco queste. Allora, vediamo come siamo messi adesso. Alla prossima volta. Mi è durato 7 ore. Sì, ci sta, Luca. Dipende da come uno lo gioca, no? Allora, questo è l'M180E. E questo invece è il TAC. Il TAC ce l'abbiamo. Questo ce l'abbiamo. Voglio mettere anche questo in scelta rapida. Su. E voglio spostare il coltello in scelta rapida a sinistra. Pistola. Non so quale pistola è quale. Ok, questa è quella veloce. Quella veloce io per ora non la vorrei. Vorrei il fucile di precisione al posto di quella veloce. Quindi scelta rapida giù. Perfetto, quindi abbiamo fucile di precisione. Poi sopra la pistola che ricarichiamo. E a destra il fucilozzo che ricarichiamo. Ha poche munizioni, cioè ha poco posto per le munizioni, ma chi se ne importa. Vabbè, alla fine è andata decentemente. Io risalverei sopra quello, tanto per stare tranquilli. E allora, l'arma e munizione d'acqua non possiamo ricordare. C'era un'altra roba che potevamo andare a cercare di recuperare, forse. Che poteva essere questa. Questa qua, casa del tesoro nascosto. Si poteva andare da quella parte, oppure al bottino del cannibale. Ma vedremo, probabilmente ci sta fare prima l'altra casa, che è quella che ci rimane, prima dell'ultima, quindi ci rimane la chiave col feto a quattro ali che ci sblocca questa parte qua, che è la chiave che abbiamo oltretutto, no? Scusate, sto facendo un attimo il punto perché, sì, abbiamo la... dobbiamo andare lì, perfetto. Quindi ci sblocca questa parte e andiamo quindi nella casa di Moreau. Quindi, perfetto. E io farei una cosa, io andrei a vedere cosa c'è qua, nella casa del tesoro nascosto. Proprio, ciao Flavia, sono proprio curioso di capire cosa c'è lassù. Qui ci sono quei mostri di prima, che ignorerò come prima. Non voglio sprecarci altre munizioni, cioè sprecare altre munizioni. Come avete visto, non sono stato parco. Ah, qua c'è del pesce però, eh. Attenzione. Allora, io comunque non posso scendere di qua. O forse sì. Fatemi capire come posso raggiungere quella parte. Qua c'è anche questo. Intanto qui ci sono anche i pesci. Ah, c'è anche l'amico Fritz, ovviamente. Ma viene in acqua, secondo voi? E non ci posso credere. Questa era una cosa che non mi aspettavo assolutamente, che venisse in acqua. Schiviamoli. Ciao ragazzi. Fate il bagnetto, io intanto vado da un'altra parte e cerco di capire come arrivare dall'altra parte, in effetti. Perché per arrivare qua, da dove cavolo si passa? Mi sa che devo aprire la chiave col, devo avere la chiave col feto a due ali per andare dall'altra parte. Mi sa che non c'è trippa per gatti. L'unica cosa che posso fare è andare a recuperare le robe che stanno nel pozzo e il pollo.
che sono cose interessanti. Sì, si sono affezionati, dice Valentino, giustamente. Allora, io dovrei passare qua, a sinistra. Da queste parti, mi sa. O no? No. Dovrei andare di là. Ma per arrivare da quella parte si passa da qui. Dalla chiesa. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Non ci vediamo da un po'. Ho visto che prima facevate il bagnetto, ma adesso evidentemente vi siete stancati, siete tornati sottoterra. Pare giusto. Allora, altra cosetta da capire, no? Qui eravamo arrivati, ma non riuscivamo ad andare dall'altra parte. E mi sa che ancora non ci riusciamo. Sì, mi sa che ancora non è possibile andare di là. Ma, tornando a noi, andiamo a recuperare la roba che stava... il pollo che stava di qua. Quindi passando per il terreno incolto. Passando per la demo, praticamente. Intanto c'è un pozzo. Porca vacca. Questo ancora è vivo. Poi questi sono imprevedibili, raga. Li vedete? C'è una gabbietta, però. Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. No! Ok. 1100 lei. E la gabbietta cosa mi dà, invece? Altri 1000 lei, va bene. Dicevo che c'è un pozzo. Là. E un maiale. Un maiale bianco. Dite, è immortale ma senza dita. Allora, maiale bianco, ti facciamo fuori col coltello? Poverino. Mo me fa pena, però. Vabbè, fammi cucire, scusa, eh. Ma... Raga, ma il maiale c'ha più vite de... Porca miseria, carne di qualità, e ci mancherebbe. Ci ho sprecato 6 caricatori. Ruota del pozzo. Bomba 3 bombe artigianali. Vabbè, andava recuperata quella roba. Il pollo però, il pollo è giù. Adesso andiamo a recuperare anche il pollo. Il pollo, il cimelio di Luisa l'abbiamo recuperato. Ok, va bene. Andiamo a recuperare anche il pollo. Era il maiale di Ethan, immortale come lui. Sì, Ethan adesso c'ha un maiale, capito? Allora, per raggiungere i polli, però, dovevamo andare di qua, qua giù. Ok. Ah, pollame. Tanto ci sono gli scarti, va bene. Non so come l'ho preso, ma l'ho preso. Carne di pollo. Altra? E qua. Come fa a non prenderlo? È lì. Non ci credo. Oh. È stato difficile, eh. Quasi più difficile del boss. Ma parliamo dei soldi appesi sugli alberi. Ma il maiale è un boss. No, non è un boss. Almeno. Credo di no. Allora, adesso che abbiamo recuperato tutta sta roba, torniamo dal nostro solito... Dal nostro solito... Come si chiama? Duca.
e ci facciamo cucinare un bel piatto, perché abbiamo recuperato in teoria altri... Ah, ciao raga! Com'è andata la nottata? Bravi, bravi. Va bene, allora andiamo verso di là. Animali da fattoria, boss, demoniaci, mutazioni genetiche. Cioè, ma veramente gli ho scaricato addosso 10 colpi, Silvio. Credo siano stati 10 colpi davvero. Oh, certamente. Certamente. La cucina, qua volevo andare. Oh, potremmo fare pollo e carne. Il danno ricevuto in guardia viene ridotto. Oppure pesce, pollo e carne. Ah, il pesce non ce l'abbiamo però, quindi no. Possiamo fare questa. La salute aumenta di molto. Pollo, carne e carne succulenta. Aspetta però, il ciorba de pork. Il danno ricevuto in guardia. Oppure sarmale de peste. La velocità di movimento aumenta. Facciamo questo. La salute aumenta di molto. Scegli ingrediente. Ah, mi manca il pollo. Mi manca un pollo. Mannaggia a me. Questa non la posso fare. Aspetta. Dov'è il pollo? C'è un pollo? Hai un gusto sopraffino. Sì, non l'ho mangiato però. Che stai a dire? Allora, l'unica cosa che posso fare forse è andare a prendere e andare a pescare. Andiamo a pescare, ci facciamo un piatto col pesce. Trattiamoci bene. Basta, mo non li saluto più. Se vogliono dirmi qualcosa lo faranno loro. Andiamo a caccia di pesce. Che si dice a pesca. A caccia di pesce. Allora, qui servirà la pistola sicuro, raga. Come li... Ma l'ho preso mille volte. Oh, eccolo. Pesce. Questi stanno arrivando poi, no? Preso due pesci. Datemi un terzo pesce e poi me ne vado, giuro. Terzo pesce. Anche perché mi sa che non ce ne sono altri. Adesso li schiviamo questi. Ciao. Se sono proprio affezionati, sì, non c'è altra spiegazione. Ma io posso passare sotto quel ponticello? Per caso? No, non andiamo di qua che sennò... Ecco. Fatemi vedere se posso passare sotto quel ponticello, zombie. No. No, non posso. Certo che doverseli portare dietro sempre, questi sarà una bella rottura di scatole. Butta una bomba. No, non posso. Vabbè che ne ho appena ottenute tre, ma... Adesso ci famo una bella mangiata dal duca. Ciao duca. Oh, che ci cucini. Adesso ci abbiamo... Ecco. Possiamo fare il pilaf con carne? Il danno ricevuto in qua. Sì, possiamo fare questo. Pesce, però ne servono 4. Quindi i pesci non ce ne abbiamo abbastanza. La carne succulenta non ne abbiamo abbastanza. Niente, possiamo fare solo questo. Il pilaf con carne. Vabbè, il danno ricevuto in guardia viene ridotto e ci piace. Ah no, ma no, non possiamo fare questo, che dico? Possiamo fare niente. Niente, ci manca un pezzo di tutto. Vabbè, sti cavoli. Grazie per il tuo... Ma che supporto, non ho fatto niente, via. Allora, io direi... Salviamo, ragazzi, salviamo. E ci vediamo domani sera alle 21. Domani sera alle 21 continuiamo l'avventura. E vi spiego il programma di domani. Andiamo qua e andiamo a farci l'altra casata, la casata Moro. Dopo aver fatto quella cercheremo di recuperare qualche tesoro sparso che non abbiamo recuperato, qualche pollo che non abbiamo fatto fuori, qualche pesce che non abbiamo pescato e poi la volta dopo credo che andremo verso Heisenberg. Questa è la teoria, mo vediamo.
Però ragazzi, grazie mille per essere stati qua con me, è stato veramente bello, mi avete fatto compagnia e come al solito ragazzi, ci vediamo domani alle 21. Grazie, ciao, buonanotte.